C'è anche la corsia di fuga per i camion, se non ti vanno più i freni. La corsia di fuga? La corsia di fuga, se arrivi lì che non ti vanno più i freni, che c'è il tornante, ti butti. Ah, e poi vai a schiantarti lì? No, non è che ti schianti, c'è tutto il ghiaione, tipo MotoGP, entri nel ghiaione e ti fermi. Ah, wow. Beh, norma intelligente in realtà. Ciao fans, è domenica mattina e è tardi ovviamente perché sono già un quarto alle 10, la teoria era di partire alle 9 ma è impossibile, non ce la faremo mai, impossibile veramente, non so perché ma è... non si può. Vabbè, comunque stiamo per andare a fare un giro veramente notevole, andiamo a fare gli ultimi passi che ci rimangono inesplorati della Svizzera e adesso ci mettiamo il casco e andiamo. A few minutes later. Ciao fans, abbiamo messo i caschi, ho messo la borsa dietro l'MT per provare l'ebbrezza della Sardegna. Adesso andiamo che devi anche far benzina come tutte le volte. Esatto. Dai. Devo recuperare il telecomando che ho buttato dentro così. Tienimi aperto, eh? Sì. Adesso il problema è salire, perché cazzo faccio? Ok, beh, iniziamo ad andare in avanti, poi ci fermeremo a far benzina. Devo tenerla accesa? Sì, perché volevo sapere se volevi illustrare tu il giro di oggi. Andiamo in Svizzera. Fine della presentazione del video. Andiamo fino a Domodossola, facciamo il Sempione, entriamo in Svizzera e poi andiamo a fare il Grimsel. E poi cosa? E poi devo suonare il clacson perché non ho pareggiato le Sony. E facciamo il Grimsel, il Susten, poi scendiamo e al posto di fare il Furka che abbiamo già fatto facciamo il Novena. A quel punto lì ritorniamo nella valle da cui siamo arrivati, diciamo, rifacciamo il Sempione e torniamo verso casa. Perché l'alternativa sarebbe fare il Gottardo e... No. Però l'abbiamo già fatto un sacco di volte, la strada è uno strazio e fa sempre un caldo della Madonna da quella parte là, quindi no. Perciò direi che visto che da qua fino a il Sempione è tutta autostrada statale, possiamo fare la cosa che dice sempre Luna. Teletrasporto. Bene fans, dopo 2 ore di statale siamo finalmente arrivati alla dogana italiana del Sempione. Noto che il bar che faceva i panini buoni è chiuso. Sarà fallito. Scusa, me lo puoi scaldare? No. No, non posso. Vabbè, tratto da una storia vera. Magari era solo che tavola fredda, no? Ma cosa vuol dire? Non c'aveva un fuoco per scaldare un panino? E non avrà avuto voglia di sporcare la piastra e le... Figa, prosciutto e formaggio, il formaggio freddo tagliato grosso buttato dentro a caso. Perché avevo una fame della Madonna, ma che panino di merda. Vabbè. Flashback. Ciao fans! Siamo ripartiti da... abbiamo fatto pausa break. Abbiamo mangiato alle 5. Comunque che post de merda. Che post de merda, vabbè. Quale di ristorante non ha l'insalata e i pomodori? Scusa, i pomodori? No, quelle cose lì no. Quelle cose lì cosa? I pomodori? Non è che ti ho chiesto... Boh. Cosa c***o sei aperto bollo? Ci puoi scaldare il panino? No, no, non posso. Ma come fai a non saper scaldare un panino, dico io? Ma guarda che c'è la cucina, Ma accendi un fuoco, ci metti una pentola sopra e ci metti dentro
sopra il panino. Cioè, non è difficile. Oh. O che non aveva l'abilitazione per tavola calda e quindi non puoi neanche scaldarti il panino. Ma dai. E comunque anche oggi alla fine rimaniamo solo io e te, perché tutti si defilano dal continuare questo giro, perché dicono che si arriva a casa troppo tardi. End of flashback. Comunque in questo momento siamo nella terra di nessuno. Ma secondo me è più degli svizzeri, perché è tenuta bene. Questa è una teoria affascinante che potrebbe anche essere vera. Ah, l'unica cosa, non ho controllato se sulla lente ho qualche insetto spiaccicato. No, non mi sembra. Non mi pare. La fortuna di oggi delle 2 ore di statale è stata che ieri sera ha fatto un mega temporale abbastanza imprevisto e ha abbassato di brutto le temperature. Cioè, in realtà è tutta settimana che fa temporali. Mercoledì e giovedì ha grandinato. Giovedì tipo di brutto e in zona Milano ha distrutto un botto di macchine. Non è che ha grandinato, ha bombardato. Sì, effettivamente ha bombardato. Cioè, venivano giù i missili, cioè le bombe proprio dal cielo. E sono una delle testimoni che però non ha avuto la macchina segnata. Infatti tu sei una delle superstiti, direi. Sì, ma questo è il karma, eh. Perché io sono sempre brava e quindi il karma mi premia in questo modo. Sì, comunque è incredibile come tutte le macchine delle tue colleghe siano devastate e la tua niente. Vabbè, ma non sono, nessuna ha rotto niente, sono segnate sui tetti o sui cofani. Guarda che figo. Sì, bello. E beh, comunque segnate sui tetti, sui cofani vuol dire che devi portare al carrozziere. Sì, no, non le portano tanto. Ah, le tengono così? Ho visto invece tipo l'altro giorno in tangenziale una macchina che aveva su il cellofan dietro. Perché gli ha sfondato il vetro. Quindi sicuro gli si è sfondato il vetro dietro, e una macchina aveva tutti i segni, ma proprio evidenti della grandine sulla, ma anche sulle fiancate. Porca vacca. Ma ti giuro, cioè, anche da me sono venuti giù le bombe. Li ho visti, mi ricordo le foto che mi hai mandato. Ma a me è zero, cioè è successo un c***o. Ringrazio il Signore per questo. Ero lì, ti giuro, tipo dalle 4 fino alle 4:45 quando sono uscita ho smesso di lavorare perché c'avevo l'ansia. E ci credo, io invece ho fatto tutto il pomeriggio a guardare dalla finestra sperando che non arrivasse anche dove lavoro io. Quando è iniziato a piovere ho iniziato a vedere i primi puntini di ghiaccio misti all'acqua. Ho detto orca puttana. E poi invece ha fatto solo pioggia. Beh, adesso vai a 80 che ci sono dietro le moto. Sto andando a 72 e mi superassero se vogliono andare. Non è che sono in mezzo. Ecco, così era 50. Comunque Gandria, Gondo, c'hanno tutti dei nomi belli le dogane. Sì. Nessuno. E via che si va. Ok, sono già arrivato al limite di velocità. Perché non possono mettere il cruise control anche sulle moto piccole? Ma più che il cruise control servirebbe il limitatore di velocità. Perché il cruise vuol dire che te la fa andare sempre a 50. Il limitatore invece puoi andare tu, ma quando arrivi a 50 si ferma. Ok. Cioè anche se giri tutta la manopola non succede niente. Comunque la vedo impegnativa a rispettare i limiti della Svizzera con l'MT, devo essere onesto. Ma qua com'è? 50 o 80? 80. 80. Ma allora 80 è fattibile, è il 50 che è tosta. Ma dai, 80 in montagna ci sta alla fine dove devi andare. Se ti guardi il paesaggio vai tranquillo, ci sta. Ma volevo fare una nota, ma da quanto tempo è che non entriamo in Svizzera? Non entriamo in Svizzera esattamente da... No, beh, l'anno scorso in moto a luglio. Un anno? Un anno, sì. Flashback. Attenzione tutti i kite nel lago. Wow, guarda che bello. Vabbè, mi sembra di essere un po' colico, eh. Aspettate, guarda che mi è costato un secondo qua. Facciamo vedere ai fans il paesaggio qua in Svizzera. Questo è il lago di Sils e quello è il lago di Silvaplana, che c'è lì il divisorio. E vedete che sono dentro tutti a far kite. Se qua giù giriamo a destra, andiamo verso il Maloja, cosa che faremo stasera. Mentre adesso giriamo a sinistra e andiamo verso l'Albula. End of flashback. Porca miseria, se passa il tempo veloce. Non ce n'è come quando ti chiudono dentro in casa. Occhio il tornante. Un po' bagnato, attenzione.
Non so se è bagnato o raschiato. Comunque è proprio bello. Guarda lì che figata. Sì. Proprio bello il Sempione, eh? Cioè è un'autostrada praticamente. Comunque gli svizzeri le fanno meglio. C'è anche la corsia di fuga per i camion, se non ti vanno più i freni. La corsia di fuga? La corsia di fuga, se arrivi lì che non ti vanno più i freni, che c'è il tornante, ti butti. Ah, e poi vai a schiantarti lì? No, non è che ti schianti, c'è tutto il ghiaione, tipo MotoGP, entri nel ghiaione e ti fermi. Ah, wow. Beh, è una roba intelligente in realtà. Ma alcuni fans hanno detto che ci sono anche in alcuni punti in Italia. Io non l'ho mai vista in Italia. Neanch'io. Però hanno detto tipo verso su un'autostrada vicino a Roma, boh. Ci avevano scritto che c'erano da qualche parte. Io non l'ho mai vista, però mi fido dei fans. Ciao fans, pausa al passo del Sempione perché Luna Colombo va freddo. Adesso ho maglia a maniche lunghe. C'erano 16 gradi. Effettivamente è un po' freschino, ma voglio resistere così. Dai Luna, dai, dai che è tardi, su.